Il Napoli ha appena terminato l'allenamento, oggi è una giornata un po' particolare perché è il compleanno del capitano, il compleanno di Marek Hamšík, compie 31 anni e quindi sono previsti grandi festeggiamenti. Su alcuni quotidiani ci sono state delle anticipazioni, è probabile che ci saranno anche i fuochi d'artificio. Però fuochi d'artificio, come dire, botti ci sono stati invece a Napoli, perché saprete chiaramente che sono apparsi degli striscioni di contestazione al presidente De Laurentiis in vari punti della città e ultima notizia, c'è stato un grande spavento in allenamento per una botta, insomma, per una distorsione, insomma, alla caviglia di Zielinski, che si è procurato praticamente da solo calciando appunto male il pallone, però è uscito sulle sue gambe dopo aver applicato il ghiaccio, quindi dovrebbe essere tutto a posto e si è trattato solo di un grande spavento. Queste dunque le notizie, domani conferenza stampa di Ancelotti, però noi andiamo un po' a vedere che cosa pensano i tifosi, innanzitutto di questa contestazione che durissima che c'è a Napoli al presidente De Laurentiis e soprattutto se sono più o meno d'accordo, almeno nel merito, con quelli che sono i contenuti della contestazione. Quindi andiamo, Emiliano, seguimi, cerchiamo appunto di vedere qual è l'opinione dei tifosi. Salve, buongiorno. Salve. Ciao. Siamo in diretta sul Mattino. Tu sai che a Napoli ci sono state delle contestazioni per De Laurentiis? Sì. E che cosa ne pensi? Troppo dure oppure sei d'accordo nel merito? Cioè il calciomercato non ti rende felice? No, a me va bene il calciomercato perché sono contento, perché buono lo spirito e penso che il presidente stia facendo anche un buon lavoro e le critiche per me non sono neanche giuste, perché Cavani è vero che è abbastanza vecchio però mi piace il calciomercato. Senti, sai che oggi è compleanno del capitano? No, non oggi so. È compleanno di Marek Hamšík, non so, gli vuoi dire qualcosa, vuoi fare degli auguri? Auguri. Ecco, beh, breve e conciso, va bene, grazie, grazie mille. Quindi lui è d'accordo, diciamo, voglio dire, col presidente, quindi non ha un atteggiamento negativo. Ma invece vediamo per esempio qui quali sono le opinioni dei tifosi. Scusatemi, buongiorno, sapete che c'è stata una contestazione a Napoli per il presidente De Laurentiis? No, non sapevo nulla. In alcuni punti della città sono apparsi degli striscioni, diciamo, molto duri contro il presidente, firmati dalla Curva A, che in qualche modo, diciamo, criticano il calciomercato condotto finora. Voi siete d'accordo? Aspettiamo un attimino prima di contestare, se cominciamo a contestare già da ora. Quindi dici bisogna aspettare la fine del calciomercato? Vediamo un attimino. Per adesso sei soddisfatto? Colpo nascosto, non si sa. Ancora presto, insomma, tu... Lui sta guardando chiaramente chi dovrebbe uscire a firma, chi non si sa. Senti, tu per adesso sei abbastanza soddisfatto del calciomercato? Sì, per ora sì. Per ora sì. Non ti aspetti niente in più? Qualcosina, qualcos'altro sì. Cosa? Un colpo grosso. Dove? In che settore? Difesa, attaccante? Che cosa ti piacerebbe avere? Attacco. Va bene, grazie mille. Noi però adesso, Emiliano, volevo andare a importunare, vieni questo tifoso, perché lui c'ha la maglia del capitano, no? E oggi è il compleanno del capitano. Noi siamo, ciao, dammi un bacio. Allora, noi siamo in diretta sul Mattino, tu c'hai la maglia del capitano, sai che oggi è il compleanno di Mare, quindi manda un messaggio a Mare Chiaro che tu puoi fare. Cosa gli vuoi dire? Mare, auguri di buon compleanno, spacca tutto quest'anno. Quindi mi sembra giusto. Senti, dopo questa parentesi affettuosa nei confronti di Hamšík, ti volevo chiedere, sai che a Napoli c'è stata la contestazione, sono apparsi questi striscioni di contestazione al presidente? Lei lo sa, insomma, sono degli striscioni molto duri contro De Laurentiis, firmati Curva A, per il calciomercato, diciamo, per il calciomercato condotto finora. Tu pensi che siano critiche troppo dure o nel merito, non dico nella forma, ma nel merito sei d'accordo? Lascio le cose agli altri, io purtroppo vedo poco la TV, quindi non posso neanche dire nulla su questo discorso. No, dico però sul calciomercato sei soddisfatto? Sì, io sono soddisfatto del calciomercato. Per adesso va bene, adesso va bene così, poi. Tu che pensi? Si chiacchiera, però i fatti bisogna vedere. Ecco, quali fatti vorresti vedere? Doveva arrivare Benzema e è rimasto inglese. Doveva arrivare Di Maria e è rimasto Callejon. Ti vedo proprio, cioè, ingazzato nero. Un po' sì, un po' col presidente sì. Però
il colpo di allenatore mi è piaciuto, sono fiducioso in Ancelotti. Quindi diciamo che non si è accontentato tanto, diciamo, tra l'esterno e il centravanti, però l'allenatore si è soddisfatto. Sì, sì. Meno male, perché comunque poteva andare peggio. Signora, lei invece pensa è troppo duro? Penso che queste critiche siano troppo dure, secondo me, perché comunque è uno sport e quindi il tutto deve essere poi ridimensionato in quello che è lo sport, diciamo. E quindi penso che alla fine comunque il presidente quello che ha potuto fare l'ha fatto fino adesso, e quindi accusarlo in maniera così pesante penso che non sia giusto per nessuno. Okay. A prescindere. Okay. Quindi diciamo lei ha un atteggiamento ovviamente molto più soft, che poi da lato è anche giusto, no? Perché comunque io sono deve essere ragionevole insomma nelle cose, che quello che si può fare quello si fa, insomma. Certo, ovviamente il presidente a volte ha delle esternazioni molto strong, quindi insomma da uomo di televisione, di spettacolo, uno certe cose non se le aspetterebbe. E quindi forse questa è anche una conseguenza, voglio dire, al suo modo di porsi. Ecco, va bene, allora grazie mille signora perché per questo atteggiamento diplomatico. Tu che pensi? Sono giuste le contestazioni a De Laurentiis? Io purtroppo sono uno che è contro il presidente, ma non in senso... criticare o non essere d'accordo è lecito, sì. Diciamo il problema magari sono le forme, però nel merito tu sei d'accordo con la contestazione? Sì, abbastanza, perché lui è molto protagonista, il nostro presidente, è lui che dice io sono il vostro cavallo. Cavani. È il nostro Cavani a livello di presidente, però adesso basta, sono 10 anni che aspettiamo, ci vuoi far vincere o no? Se lui ci dice a noi basta arrivare secondi, terzi, noi ci accontentiamo. Però tu vuoi chiarezza negli obiettivi stagionali. Anche lui deve dire la sua chiarezza, voglio arrivare secondo solo in Champions e noi ci accontentiamo, anche perché noi abbiamo vinto solo con Maradona, non è che siamo una società che ha molti trofei in bacheca. Brava. Mettiamolo in questo. Brava, lui ci deve dire la verità. Non posso andare avanti, ok, però non è che ogni anno voglio vincere lo scudetto e poi... Cioè, l'anno scorso ci siamo rimasti malissimo. Un pochino sì. No, un pochino, abbastanza. Cioè, molto, secondo me. Quindi, secondo te, il calciomercato, insomma, deve essere completato? Ci manca uno a destra. Uno a destra, un terzino? Sì, sì, vendendo Maggio anche perché è finito il contratto, però ci manca anche una punta. Nulla da dire a Milik che è un grande attaccante, però qualcuno di peso, anche perché con l'acquisto di Ancelotti lui si è messo solo il fumo negli occhi, secondo me. Dici tu, insomma, non basta Ancelotti per garantire, serve un altro nome. Va bene, ok, grazie mille, ti auguro un buon ritiro. Quindi diciamo più o meno le opinioni sono un po' divergenti, c'è chi è come dire, troppo è d'accordo con la contestazione del merito e chi invece appunto pensa che siano critiche troppo dure. Io chiedo anche a loro, lui è sempre qui chiaramente, ormai si è preso la cittadinanza di Marese. Ragazzi, sapete che a Napoli c'è la contestazione, c'è stata la contestazione? Lei lo sa che a Napoli c'è la contestazione a De Laurentiis. Sono apparsi in città degli striscioni contro il presidente per il calciomercato deludente. È d'accordo nel merito? Sono d'accordo. I soldi li vuole risparmiare il presidente. Quindi è d'accordo? No, sì, noi prendiamo solo e lui è al fresco adesso. Vabbè, questo diciamo mi sembra diciamo diverso, perché come dire, la condizione atmosferica non dipende da lui, ma per il calciomercato? Cioè lei è deluso? Un po' sì, perché quello che sta facendo la Juve si deve prendere qualcuno, sennò qua che facciamo? Quindi lei pensa che al momento non siamo competitivi? Non tanto. Se spende qualche soldo e prende qualcuno forse è meglio. Tu che pensi? No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo a criticare un presidente che comunque negli ultimi anni ci ha portati comunque ai vertici del campionato nazionale e nelle prime 16-20 squadre a livello europeo. Siamo troppo critici nei confronti di un presidente che comunque secondo me investe. Poi diamo fiducia comunque ai giocatori, l'ho detto già in passato, che abbiamo. Milik per me è un gran giocatore. Abbiamo acquistato secondo me uno dei giocatori più forti sulla fascia nei futuri 5 anni, quale Simone Verdi. Ho avuto la possibilità di visionarlo, a me piace anche visionarlo, ha un grande sinistro. Io sono speranzoso, a me non piace criticare. Il Napoli va amato a prescindere. A prescindere, vabbè, quindi come vedete... Sempre forza Napoli. Esatto, come vedete proprio le due opinioni, in realtà sono proprio le due opinioni in cui si divide la tifoseria, insomma, chiaramente napoletana. Come dice lui...
diamogli fiducia, però i soldi non da qualcosa e può cacciare qualcosa. Va bene, quindi diciamo è un invito a essere leggermente più spendaccione. Qui chiaramente sono più attrezzati logisticamente, quindi io approfitterei della loro ombra. Lei scappa, e però che lui le sta a telefono, però mantiene l'ombrello. Se, sai che a Napoli hanno contestato De Laurentiis? No, degli striscioni in giro dove dicono insomma, allora al di là della forma, no, nel merito il calciomercato è un po' deludente, quindi la curva ha contestato in maniera molto dura il presidente. Pensi che sia giusto oppure in qualche modo, come dire, sei d'accordo? No, io penso che De Laurentiis sta facendo una non male, io non lo contesterei a De Laurentiis, perché comunque secondo me negli ultimi anni De Laurentiis ha portato il Napoli sempre a secondo, terzo posto e per adesso va bene, poi il prossimo anno speriamo in qualcosa di meglio, però insomma io per adesso va bene secondo me De Laurentiis. Okay, quindi per adesso va bene così, tu cosa pensi? Posso venire un po' all'ombra da te? Certo, certo. Vai. Sempre riguardo alla questione del presidente, ma io penso che il pubblico di Napoli si aspetti sempre quel grande colpo che faccia infiammare la piazza. Quindi si sa che... Non sei d'accordo con la contestazione così dura? No, ci sono alcuni aspetti che secondo me si può criticare. Che... Criticare magari va bene, però forse i modi sono eccessivi. Bisogna fare delle critiche costruttive. Okay. Quindi cioè, per migliorare questa società. Okay. Sì, perché Napoli sta facendo un ottimo mercato. Però per completare questo mercato ci vorrebbe la ciliegina sulla torta. Qual è questa ciliegina? Un grande centravanti. Non credo che per il profilo della società possa arrivare uno come Cavani. No, però magari, però tu magari... dici, però magari un altro centravanti, magari bravo, in prospettiva arriverà. Sì. Speriamo, va bene. Grazie mille, complimenti per l'ombrello, perché chiaramente qua bisogna difendersi. Io adesso andrei, faccio vedere, c'è un altro... del team Marek, quindi chiaramente oggi è il compleanno, il capitano, lo sai, no? Sì, certo. Vogliamo mandare un messaggio a Marek di auguri? Do tanti auguri a Marek, spero che fine la carriera al Napoli e spero che quest'anno sia veramente l'anno buono per vincere. Fagliela vedere a Marek, ecco lui, c'è anche l'autografo, no? Quindi è proprio la maglia perfetta per la giornata di compleanno. Senti, ti faccio anche un'altra domanda, ci possiamo rigirare. Lo sai che a Napoli oggi sono apparsi degli striscioni di contestazione al presidente. Sei d'accordo nel merito oppure pensi che sia veramente troppo dura come critica? Penso che sia veramente troppo dura come critica, perché comunque il presidente... con questi tre giocatori ha speso la bellezza di 80 milioni di euro. È vero che ha venduto Jorginho, però sempre troppo dura la contestazione nei confronti del presidente, perché comunque possiamo dire che noi, grazie al presidente, abbiamo riconosciuto di nuovo il pallone come è fatto a Napoli. Potrebbe fare di più, certamente, rispondendo all'acquisto di Cristiano Ronaldo alla Juve. Io spero che arrivi questo top player. E... bene, quindi comunque nel merito diciamo sono troppo dure per te le contestazioni, va bene, ciao, a tanti auguri sempre a Marek. Quindi come vedete in realtà ci sono veramente due scuole di pensiero, tra l'altro dobbiamo anche dire che è pur vero che comunque è chiaro che Cavani non... molto probabilmente non arriverà, però tutti si aspettano l'acquisto di un centravanti. Io adesso vado a mettermi all'ombra perché fa molto molto caldo, quindi mi metterei qui se il signore è d'accordo. Posso mettermi qua? Senta, ma lei lo sa che a Napoli hanno contestato De Laurentiis stamattina, sono apparsi degli striscioni per contestare il presidente per il calciomercato un po' deludente. Lei è d'accordo con questa contestazione o pensa che sia troppo dura? No, io non sono assolutamente d'accordo, penso sia troppo dura. Io sono grato al nostro presidente per dove ci ha portato fino ad ora e quindi non sono assolutamente d'accordo. Per te il calciomercato diciamo finora è soddisfacente? Ma guardi, è abbastanza soddisfacente, certo ci potrebbe essere anche una ciliegina sulla torta. Potrebbe andare meglio. No, però diciamo che va bene anche così, siamo abbastanza forti. Abbastanza forti, questa mi piace come definizione. Grazie mille, lei come si pone nei confronti di questa contestazione durissima De Laurentiis? Adesso apprendo da lei che è stato contestato da lei.
Credo che contestarlo sia forse un tantino esagerato, però devo dire che non sono soddisfatto della campagna acquisti. Quindi nel merito è d'accordo? Assolutamente, assolutamente, perché poi diciamo che se Napoli ambisce a fare questo grande salto al pari delle grandi, delle grandissime, deve fare qualcosa in più il presidente, perché abbiamo un ottimo organico, un grande allenatore, però manca ancora qualche colpo davvero, diciamo, grande, qualche forte colpo di mercato per vincere. Senti, ma non è che questa, secondo te, questa valutazione che si sta facendo del calciomercato o comunque del mercato condotto finora dal Napoli, non è che in qualche modo è condizionata dal fatto che la Juve ha preso Ronaldo? Cioè, non è che noi magari siamo un po' scontenti perché guardiamo chiaramente l'erba del vicino e ci sembra appunto più verde? No, non credo, perché Ronaldo è solo, diciamo, è stato un grande, diciamo, ha fatto grande clamore, però la Juve, ricordiamo che ha comprato altri giocatori. Molto un colpo di marketing, insomma, no? Sì, più marketing secondo me che reale valore aggiunto alla Juve, perché la Juve già è già un valore aggiunto rispetto alle altre nel campionato. Ricordiamo, appunto, ha comprato grandi altri giocatori, Emre Can e altri, non è che ha comprato solo Ronaldo. Ronaldo è la punta di diamante, è la ciliegina sulla torta. Quindi io rimango sempre dell'avviso che Napoli, se vuole vincere il campionato, sa che combatte contro la Juve e quindi deve attrezzarsi, insomma. Va bene, grazie mille, ciao. Quindi niente, sono poi veramente spaccati a metà. Io andrei da un altro del team Marek, perché abbia... Ciao! Ciao! Ciao. No. Mi volevo fare un selfie con te. Ah, vai, facciamolo, tanto io... Aspetta, vai, vai! Nel siamo in diretta. Sì, però nel frattempo... Aspetta, c'è una foto? Ok, però nel frattempo mi devi rispondere a una domanda. Hai visto che a Napoli sono apparsi striscioni di contestazione per De Laurentiis in vari punti della città, firmati dalla Curva A, sono molto duri, diciamo, nei termini, però il succo è, diciamo, l'insoddisfazione per il calciomercato finora condotto dal Napoli. Tu sei nel merito d'accordo con questa contestazione o sei soddisfatta finora? Veramente io sono soddisfatta, ma non del... Cioè, io dico, comunque noi ci siamo. Siamo sempre fra i primi. E a me a prescindere comunque. Per me vale la maglia, poi i giocatori. Okay. Anche perché sono una napoletana in trasferta. Dove stai? Io vivo a Bologna. Io sono partita alle 5. Quindi tu già conoscevi Verdi? No, veramente. Un po' spiato. No, io vado a vedere solo le partite del Napoli. Non l'hai mai visto in giro per la città? So troppe cose che... Attenzione, cosa sai? Cosa sai di Verdi? Dimmelo dell'orecchio. No, come te lo dico? Che succede? Chi è la fidanzata di Verdi? Ah, ok, però no. No. Vabbè, ok, sa... Vabbè. Lui doveva rimanere là per... Per fatti fidanzati. Sì, brava, fidanzata. Roba di velaghetta, insomma, va bene, non fa niente. L'importante è che poi sia venuto. Sì, benissimo, quindi grazie, ciao Persica. Io voglio fare la stessa domanda anche a loro. Oh, tu buongiorno, sai che a Napoli ci sono striscioni di contestazione? Li condividi nel merito, chiaramente, perché le forme non sono condivisibili a prescindere, però li condividi nel merito oppure pensi che sia troppo dura come contestazione? Allora, li condivido, ma sono troppo dure però. Condivido perché capisco che io sono tifosissimo, quindi sì. Capirai che il tifoso vuole vincere ed è vero che De Laurentiis deve mantenere, tra virgolette, il bilancio in positivo come ha fatto in tutti gli anni da quando è venuto, però ovviamente... Il tifoso vuole vincere, ci siamo arrivati veramente vicino lo scorso anno, diciamo che quest'anno vorremmo vincere. Avendo visto il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juve, il Napoli si aspetta il colpo. Però ti faccio questa domanda, ma non è che questa insoddisfazione quest'anno, quest'estate per il calciomercato del Napoli è in qualche modo condizionata dal fatto che alla Juve sia arrivato Ronaldo? Assolutamente sì, penso che sia quello, perché effettivamente noi non avremmo... Secondo me bisogno del grande attaccante per forza, perché quest'anno Milik abbiamo... inglese siamo a posto. Sì, poi non ci dimentichiamo di Mertens, perché ha fatto 2 anni da comunque prima punta. Può fare di tutto, centrale, destra, sinistra, c'è anche Verdi quest'anno che per me è un grossissimo acquisto, quindi lì davanti siamo abbastanza tranquilli. L'importante è non aver perso, secondo me, l'ossatura della squadra, tipo Koulibaly, tipo un Allan che ha fatto un campionato strepitoso l'anno scorso, un Albiol, ovviamente Insigne, logicamente, e far crescere i giovani, tipo Zielinski, far lo stesso Diawara,
E poi secondo me hai visto, c'è stato un po' di spavento perché ha preso, praticamente ha girato un po' male il piede mentre calciava e quindi è uscito. Questo non l'ho visto, però un piccolo infortunio, però pare tutto ok, diciamo, pare una piccola distorsione. Comunque, per essere aggiornati, seguite il mattino. Ok, perfetto, sì, non l'ho visto, spero che non sia nulla di grave. Vabbè. Perché basta veramente. Sì, infatti, siamo stati abbastanza sfortunati, vabbè, soprattutto lo scorso anno. Esatto. Poi l'ultima cosa che ti faccio dire, chiudo con te questa diretta, sai oggi di chi è il compleanno? Di Marek Hamšík, esatto. Ovviamente. Quindi facciamo gli auguri al capitano. Tantissimi auguri capitano, sempre numero uno, e grazie di essere rimasto a Napoli, a questo punto penso a vita, perché ovviamente se non te ne sei andato quest'anno credo che tu resterai qui con noi per tutto il tempo della tua carriera calcistica. Ti faccio di nuovo in bocca al lupo e tanti tanti auguri di buon compleanno. Ciao Marek. Ecco, quindi io penso che veramente non c'è bisogno di dire altro, io vi do appuntamento a più tardi, sempre dopo l'allenamento, sempre da qui, da Di Maro. Ciao!